Presentata l'ottava edizione di 100% Pozzuoli, un progetto di Enzo Buono all'Accademia Cucine Molto. Anni di te, in questi 8 anni Pozzuoli è cambiata, ma tu ci sei sempre stato, hai fotografato questi cambiamenti. 8 anni di 100% Pozzuoli non è facile, perché Pozzuoli è una cittadina che noi conosciamo bene e trovare sempre spunti e scorci nuovi non è semplice. Cerchiamo di farlo monitorando costantemente la nostra città. Possiamo dire che questo è anche in prospettiva un regalo che bisogna fare, cioè che i puteolani dovrebbero fare a chi non è di Pozzuoli, come cartolino di questa terra. Beh, infatti questo è un calendario che la maggior parte va fuori Pozzuoli. Molti vanno all'estero, molti vanno in altre regioni, perché è molto richiesto da persone che o conoscono Pozzuoli o che sono puteolani ma stanno fuori Pozzuoli. Quindi ambiscono ad averlo, molti ce l'hanno come portafortuna. Quindi lo richiedono in molte persone. Quest'anno che hai scelto di questa Pozzuoli? Quest'anno è una Pozzuoli che esce dal Covid, speriamo di non ritornare più in quest'incubo, e le foto che sono trasmettono una dinamicità diversa. Ormai possiamo dire che il calendario di Enzo Buono rappresenta gli elementi culturali di questa terra, perché fotografa tutto. Sì, Enzo Buono al centro, diceva qualcuno poc'anzi, e tutta Pozzuoli intorno, con il suo sguardo ormai ci accompagna dal 2013, un'unica pausa nel 2020 e in 12 mesi ci fa rivivere la nostra Pozzuoli attraverso il suo sguardo. C'è qualcosa che si sta muovendo su questa terra nel 2022, è un anno particolarissimo. Certo, l'anno che ci vede compartecipi assieme alla piccola isola di Procida, che è capitale della cultura, ma che necessita di una grande collaborazione attiva da parte di tutti i campi flegrei e quindi della città più grande e anche più densamente ricca di tantissimi luoghi della cultura, quale è appunto Pozzuoli. Un calendario unico che è un insieme di cartoline di questa terra. No, intanto questo è un posto nostro, perché anche Enzo è nostro, e questa è la nostra Pozzuoli. Diciamo che questa è una Pozzuoli con 3 Z. Come ho detto prima, Enzo è come la caramella Polo, un uomo con Pozzuoli intorno. E lui se la palleggia, se la scompone, per usare un linguaggio sportivo, insomma, ci gioca, no? Riesce a renderci una visione apparentemente in bianco e nero, ma fondamentalmente colorata, anzi, come ho detto prima, multicolor.